Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Lignano Sabbiadoro e questa è la discoteca Miro, che è una discoteca dove sono venuto anch'io a ballare. Se non mi sbaglio, all'epoca il DJ era Mario Più, fine anni 90. Allora, vediamo cosa ci attende. Allora, qui c'è tutta il muro che circonda la discoteca. Questo era il bar, ovviamente ci sono i lavandini. Ho sentito gridare poco fa, ma spero che non ce l'avessero con me. Io voglio solo fare un documentario. Voglio ricordarmi di un posto dove ballavo, di un luogo della movida veneta, anzi triveneta, perché Legnano Sabbiadoro è provincia di Udine. Pensate, qui c'era la pista col giardino, la console, tutto distrutto, tutto distrutto. Un vero peccato. Un vero peccato. Qui c'è un altro bar. Qui c'è un altro bar. Qui rientriamo da dove siamo arrivati. Qui cosa ci sono? I bagni? No. Qui c'era tutti i contatori dell'elettricità, che più o meno si sono portati via. Che peccato. Sì, per carità, è ovvio che non è facile valorizzare questi posti, però neanche abbandonarli così. Sembra veramente strano che nessun imprenditore sia mai riuscito a comprarlo per poi rivalorizzarlo. Allora, qui siamo all'ingresso, qui si compravano i biglietti, qui c'erano i buttafuori, lavoro che ho fatto anch'io a Jesolo e Mestre. Allora, qui si vede fuori e per fortuna fuori non c'è nessuno. Ripeto, non ho scavalcato, non ho fatto niente di male. Questo era il guardaroba invece, occhio e croce, sì, questo era il guardaroba. Non ho fatto nulla di male, ripeto, però bisogna sempre spiegarlo alle forze dell'ordine se ti fermano che non stai facendo nulla di male, fermo restando che se mi perquisiscono non è che possano trovarmi addosso chissà che roba. E poi siamo onesti, ma in questo posto cosa volete rubare? Cosa volete rubare? Non c'è niente da rubare. Il massimo che potrebbero dirmi è che mi faccio male, ecco, perché rischio di farmi male, anche se qui non è a rischio crollo, però rischio di farmi male. È arrivata una multa qui, però non voglio inquadrare la data, non voglio inquadrare il nome e la data, un'altra multa. Qualcuno ha dimenticato le multe qui. Vediamo un attimo, ecco qui, qui c'era il parcheggio e davanti, vedete, ospiti, c'è il parcheggio dello stadio, perché di fronte c'è anche lo stadio, il famoso stadio di Lignano Sabbiadoro, l'Olimpia Stadio con 80.000 posti. Ovviamente sta scherzando, ovviamente. Comunque sì, anche qui hanno il loro stadio, come è giusto che sia, scherzi a parte. Il parcheggio dello stadio diciamo che fa invidia a molti parcheggi di stadi più blasonati, che non ce l'hanno o ce l'hanno piccolissimo. Allora, qui si andava sempre dall'altra parte, qui ci sono il locale caldaie, guardate cosa è cresciuto qua. Questi lavori che sentite sono dei compattatori delle ditte di della raccolta di immondizia che stanno compattando i rifiuti proprio qui dietro.
Non lo so perché onestamente, ma lo stanno facendo qui dietro. Le turche in acciaio, ragazzi. Altro che quelle in ceramica del militare, queste sono UFO. Sono lusso. Allora, beh, qui hanno tirato giù il controsoffitto. Qui ci sono ancora i bagni. Qui ci sono ancora i bagni. Vediamo un attimo dove arriviamo. Qui c'è l'altra sala, io onestamente non mi ricordo dove ho ballato di queste due sale. Ho ballato su una, ma non me la ricordo, non me la ricordavo così, a parte che sono passati all'incirca, quanti? 26 anni? 25, 26? Pensate, alla console Mario più. Alla console, hanno riempito di sabbia qui. Vabbè, contenti loro. Facciamo un portacenere anche, se ho quello che resta. Quindi forse c'erano i divanetti. Come ho già detto altre volte, ho fatto scoppiare a ridere alcuni amici dove i ragazzi limonavano magari per la prima volta, i primi baci. E qui cos'era? Un bar? Fatemi vedere. Sì, ci sono i frighi. Il lavandino forse era qui, piccolino. Non lo so. Onestamente non me la ricordavo così, però so che ci sono stato con il mio amico Diego del Lido. Allora, qui c'era la pista all'aperto, una delle due piste all'aperto. Guardate, ci sono ancora le palme, ancora le palme. E rifacciamo il percorso, va, visto che siamo qua. Qui c'era l'acquario, sicuramente le luci, sono un bel effetto di notte. Guardate quante palme, quante piante che ci sono, che le piante sono ancora vive. Sì. Guardate che roba, qui c'è il muro di cinta, quindi qui finisce. Era proprio bella. Eccola lì la console. La console della pista. Questo è quello che rimane del tendone. Stavo per ammazzarmi. Camminare all'indietro non è mai una buona idea, soprattutto se non si conosce il posto. E questa è la console, completamente in pietra. Non so, io sento dei rumori, sono sospettoso, ma sento sempre dei rumori. Vabbè, sono complottista. Allora, abbiamo fatto la parte dentro, vediamo se si riesce a vedere anche la seconda parte fuori. Qui dietro non siamo entrati. Beh, oddio, non siamo entrati, questo è un altro bar, ma non c'è niente da vedere. Questa discoteca, se non mi sbaglio, ha chiuso intorno all'anno 2000, quindi sono già più di 20 anni che è chiusa. Poi ovviamente i vandali si appropriano di tutto e devastano. Si appropriano e devastano. Allora, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa nella seconda pista. Non vorrei lasciare le caviglie sui rovi, ho i pantaloni lunghi, ma no, eccoci qua. Siamo nella console, però qui c'è un'altra parte. Qui c'è una pista. Il bar e forse la console sopra. Può essere. Però poi c'è anche questa specie di tettoia. Vediamo cosa c'è. Lì c'è un'altra pista. Quindi sono tre le piste all'aperto, a occhio e croce, forse questa è la quarta. Questo era un bar, sicuramente. Sembrava un forno per le pizze quello. Sembrerebbe un forno per le pizze.
era una bella discoteca d'estate, pensate, piena all'inverosimile col giardino così grande. Io non ho idea di quante persone possa tenere, ma penso che un 2000-2002 le possa tenere, ripeto, con il giardino, mentre si apriva l'ultimo dell'anno magari la metà, visto che comunque la gente va a fumare in giardino e tutto, quindi anche se forse all'epoca si poteva già fumare in discoteca, non mi ricordo esattamente, purtroppo. Questo è un altro bar, un favo, mamma mia, qui c'era un favo gigantesco. Allora, guardate, palme, alcune morte purtroppo, ma vabbè, è inevitabile. Allora, io adesso mi avvio verso l'ingresso, voglio vedere, prima di uscire, se c'è qualcuno che mi aspetta fuori. Perché se c'è qualcuno che mi aspetta fuori, lo lascio aspettare, se no esco. Allora, lì c'è la mia macchina. Qui non c'è nessuno, sembrerebbe. Quindi sapete cosa vi dico? Dal Lignano Sabbiadoro, dalla discoteca Miro, oltre 20 anni chiusa, vi saluto. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e colgo l'occasione per ringraziare tutti, perché siete tanti ogni giorno che mi fate i complimenti, che mi scrivete. Vi dico anche un'altra cosa, oltre ai video lunghi guardate anche gli short, perché sono carini, sono più rivolti ai ragazzi giovani. Però comunque gli short sono comunque carini, perché sono dei condensati delle visite più lunghe, dei video lunghi, e hanno per esempio spesso una bella colonna sonora, quindi sono carini. Io vi saluto e dalle Turche in acciaio del Miro vi auguro una buona giornata.